Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Quella che ti fa mettere in pratica competenze ed abilità non solo nel campo verso te stesso, ma nel campo verso la tua squadra, quindi ti può far adattare a diversi ambienti, no? Ed è per questo che noi cerchiamo, siamo molto contenti di conoscere persone che abbiano questi obiettivi, soprattutto quando sono persone gestori, quindi presidenti come nel tuo caso, e dall'altra parte cerchiamo di far sì che questi gestori, qualora non fossero in grado, riescano a rendere sostenibile la loro squadra, perché poi alla fine, se tutto cade, se una società cade, tu non riesci più a formare i tuoi talenti in quel modo, no? Per questo che da qui mi collego a questa domanda, perché secondo me è centrale. Co come tu sei riuscito a rendere sostenibile la tua società e come sei riuscito da 15 anni a portare avanti questo progetto? Ma sai, la società, dal punto di vista della filosofia, la filosofia è questa di cui stiamo parlando. Cioè, intanto in un ambiente sereno, tranquillo, un talento, un ragazzo che ha qualità, anche magari senza talento, però ha qualità, cresce meglio. Se qualcuno deve sviluppare qualcosa, sempre meglio che li sviluppi in un ambiente sereno, come può essere la tua famiglia. Se tu hai una famiglia, diciamo, con genitori che possono avere 3.000 difetti, però comunque che ti stanno dietro, che creano i presupposti per tu, figlio, solitamente, se non sei nato con dei geni veramente di quelli spolpati, diventi comunque una persona degna, una persona che si impegna, una persona responsabile. Quindi il senso era creare un ambiente con allenatori educatori, che seguissero questa filosofia. Il problema è la sostenibilità di queste società, che non è solo rivolta al calcio, ma è rivolta a tutti gli sport in genere, almeno in Italia. Purtroppo chi si avvale, diciamo, chi ha queste prospettive o queste proiezioni di insegnamento deve appoggiarsi a delle strutture. Io ho avuto la fortuna di avere la struttura di Maccagno, che è il comune che si è messo a disposizione nostra, ci ha dato il campo in questi 15 anni in forma gratuita, quindi una grossa mano dalle istituzioni, e questo è un grosso riconoscimento. Cose che non hanno molti altri, che si devono arrabattare e pagare strutture, eccetera. Purtroppo il calcio, purtroppo, è così, il calcio dilettantistico, giovanile non, non è, si deve autosostenere e quindi deve cercare strutture, deve cercare persone, eccetera, eccetera, che facciano o volontariato o comunque siano, io ripeto, da una parte sono fortunato perché la struttura ce l'ho sempre avuta gratuita, per il resto non ho mai ritenuto giusto che un mio allenatore scelto da me potesse essere venire lì a far volontariato. Io ho sempre corrisposto qualcosa ai miei ragazzi, perché è giusto che se uno spende del tempo per una cosa del genere, cioè per insegnare ad altri piccoli bambini o ragazzi come delle regole, come si sta in campo, come si gioca, eccetera, eccetera, quindi spendesse del suo tempo, era giusto corrispondergli qualcosa. Quindi io la gestione della mia società la faccio così. Ogni allenatore, sono 16, corrisponde, cioè prende qualcosa durante il mese con un'indennità e un rimborso, sono i soldi che entrano delle rette dei giocatori, scusa, dei genitori. Tutto ciò, infatti la nostra società nasce anche con la collaborazione dei genitori, perché è necessario che ci sia una quota associativa, sia per pagare iscrizioni, eccetera, eccetera, ma anche per diciamo distribuire tutto ciò che entra a chi ha reso la società possibile, che sì, sono io, nel senso che le faccio io anche delle persone, però io mi avvalgo di persone degne, dei collaboratori che spendono il loro tempo sul campo come me, e quindi ho avuto questa fortuna, che è quella di non dover per forza pagare un affitto di una struttura. Di questo sono grato a Maccagno, al comune, che credo, voglio dire, sia altrettanto soddisfatto pur spendendo dei soldi, perché quel campo lì era, diciamo,
praticamente 40 anni che c'era solo una squadra di terza categoria ed era una cattedrale nel deserto ed era comunque una spesa averla fatta e mantenerla. Adesso perlomeno è sfruttata da noi. Allora, siamo molto contenti anche di sentire dire da te, no, che vivi il calcio nella prima persona, quanto ormai le società, per dare qualcosa in più, devono diventare un polo formativo, un polo culturale per ragazzi e allenatori, perché senza di quello, facendosi tutti la guerra su chi vince di più in un paese, comunque in una regione, noi la Lombardia, dove ci sono infinite società anche molto piccole che tutti competono sullo stesso piano, invece tu sei riuscito comunque a trovare uno scalino diverso. Ecco, quello che mi chiedo, dopo aver anche letto di te che porti sempre i tuoi ragazzi, i tuoi giovani ai camp estivi, a fare questi momenti di formazione, fai anche qualcosa per i tuoi allenatori? Magari li formi te o li porti a fare dei corsi? Dunque, loro hanno, noi siamo strutturati così, quando un allenatore viene, io dipende, diciamo, un po' in che categoria sei, però abbiamo un protocollo di allenamenti che ho creato io anni fa. Non solo di un esercizio, ma anche una filosofia su come si deve comportare, eccetera, eccetera. Quindi un allenatore che viene da me riceve queste cose, poi riceve il fatto che io sono tutti i giorni al campo, sono tutti i giorni con loro. Io solitamente non faccio riunioni, diciamo, come fanno le altre società, perché io mi confronto tutti i giorni con i miei allenatori, essendo lì. Quindi quando c'è una problematica, quando c'è qualcosa che non va, eccetera, eccetera, io sono sempre presente e cerco di non interferire dal punto di vista tecnico, perché comunque sono stato sfortunato, ho sempre scelto persone sveglie che hanno capito velocemente, però dal punto di vista della formazione, la formazione la do io in questo senso. E poi loro hanno la possibilità di fare i corsi, che la società, per chi, diciamo, ha l'opportunità, perché comunque i corsi vuol dire, non so, fare anche 6-7 settimane, certo, ad andare alla sera, chi, diciamo, non ha famiglia, non ha lavoro, eccetera, magari lo può fare, altri non lo possono fare, e possono fare questo. Poi io a loro regalo un abbonamento del Nuovo Calcio, che è una rivista fantastica, secondo me, fantastica, perché comunque è sempre aggiornata per tutte le categorie, dilettanti, professionisti, giovani, vecchie, ed è una cosa, è una rivista alla quale io sono legato, nel senso che da quando faccio l'allenatore professionista, che ho preso il patentino, seguo, perché comunque mi permette di rimanere aggiornato, e loro hanno questa chance in più. Poi quando c'è l'opportunità, che c'è un provino per un giocatore, c'è l'opportunità di fare un amichevole, eccetera, noi andiamo sempre. Adesso ultimamente siamo andati a Genova, ogni anno a Genova alla Samp sono sempre ben accolto, perché comunque ho fatto degli anni là, quindi ci organizziamo per qualcosa, e dal punto di vista degli aggiornamenti ci sono queste opportunità. Ok, io andrei in chiusura di questo episodio e chiederei una cosa, visto che il tuo ruolo è una figata comunque, perché quello che tu stai facendo non è tanto il presidente, ma quanto un allenatore di allenatori, un formatore di allenatori, no? Interno alla tua società, quasi fosse un consulente interno. Cosa consiglieresti alle persone che vogliono aspirare a fare il tuo stesso lavoro? Qual è secondo te un elemento imprescindibile per svolgere al meglio questo tuo ruolo? Il ruolo che ho io, quindi di responsabilità, niente, cioè se hai il pensiero di prendere, di diventare, diciamo, un direttore sportivo che vince, stravince, quindi è osannato da tutti, allora di prendere e non lavorare con i giovani, di andare a lavorare, se hai l'opportunità, con i professionisti, andate a fare i corsi, e forse più in alto vai e più capisci che ci sono queste cose, che l'importanza, voglio dire, di avere i risultati, ecco. Se invece cerchi un risultato che soddisfi te stesso e ti fa piacere nel luogo dove sei, lavorare con i giovani, vederli crescere, poi un giorno magari non diventare allenatore, ma poter scambiarsi due parole per strada, perché comunque una parte della loro vita è stata impegnata con te, allora assolutamente di partire pensando che i giocatori forti nascono. Poi se hai un ambiente, se sei in grado di crescerli nel tuo ambiente, un ambiente sano, eccetera, eccetera, puoi avere anche la soddisfazione di vedere qualcuno che arriva a giocare.
che poi sarà più una soddisfazione, voglio dire, condivisa insieme a tutte le persone che hanno cresciuto questo progetto, e quindi probabilmente ti potrà dare soddisfazione. Non è facile, perché comunque io vedo che, almeno nelle nostre zone, comunque a livello di dilettanti, sono più interessati le persone a vincere la partita la domenica per poterne parlare poi il lunedì davanti a un caffè, al bar, e prendersi in giro con le altre persone. E io te l'ho detto, sono stato fortunato, ho avuto la possibilità di fare il calciatore, di fare l'allenatore professionista. E ho questa filosofia perché ho capito nell'iter della mia vita che per fare il calciatore, per diventare calciatore, ci vogliono talmente tante condizioni che non dipendono solo dalle tue qualità, ma anche dagli ambienti che poi tu riesci a frequentare. E quindi io con presunzione penso che tutti i miei ragazzi qua, magari non ce n'è ancora uno che è andato a giocare in Serie A, ma tutti i ragazzi che comunque hanno frequentato un ambiente e si ricordano, anche quelli che giocavano meno diciamo, avevano meno qualità, se lo ricordano. Quindi quello che per me è importante è dare un posto, un luogo dove uno possa fare in gioventù, giocare a pallone, che è la cosa più bella del mondo, fare uno sport e condividere con altre persone, con altri bambini, con altri ragazzi, con l'allenatore, ma anche con i genitori se si comportano bene, un periodo della loro vita e che gli rimanga un bel ricordo. Insomma, l'ambiente come facilitatore della crescita, della passione, del divertimento e del talento. Cosa c'è di più bello nello sport, no? Marco, è stato veramente un piacere, ti ringraziamo. Tra l'altro la sua società si chiama Franci Sport, potete andare a seguirla su... Mettiamo il link così, okay. La seguita per tutto. Sembra ottimo. E niente, salutiamo qui, grazie mille del tuo tempo, grazie di questa opportunità di averci permesso di farti intervistare. E niente ragazzi, ricordatevi, dovete essere gestori di persone e non di giocatori di Serie A. Certo, così vale per tutti gli sport, per la vita anche. Prima le persone scegliete e poi le cose si imparano. Se uno non sa allenare lo può imparare, se ha passione. Dal Vangelo secondo Marco. Esatto. Cambio di campo. Un saluto. Ciao.